Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video della rubrica Te lo spiego meglio. Il cibo è parte integrante della nostra cultura ed è forse per questo che non ci piace parlare del suo impatto ambientale. Beh, oggi ne parleremo. Argomento immenso e complesso, non solo per l'effettiva complessità di questo tema, ma anche perché parlarne agli altri non è molto facile. Spesso quando scopriamo l'impatto ambientale di qualche azione ci viene chiesto di provare a cambiare le nostre abitudini. Parlando di alimentazione è difficile chiedere dei cambiamenti, perché come detto prima è un tema che fa parte della nostra cultura. Molte associazioni ambientaliste fino a qualche anno fa non ne parlavano proprio per questo motivo. Beh, iniziamo. Per produrre gli alimenti si impegnano territori ed acqua. Si mettono nell'atmosfera anidride carbonica e altri gas serra come il metano e si producono ingenti quantità di rifiuti che dovranno essere smaltiti. Se vogliamo ottenere dei notevoli cambiamenti per l'ambiente, anche senza fare appello alle autorità e ai governi, c'è una cosa che possiamo fare: modificare la nostra alimentazione. Da dove cominciare? Tra le cause principali della deforestazione tropicale, che come avevamo detto negli ultimi video avviene bruciando gli alberi, vi è l'allevamento di bestiame, ed in particolare quello dei bovini. L'allevamento, in particolare quello intensivo, è l'attività che rappresenta meglio l'impiego irrazionale delle nostre risorse. Negli Stati Uniti quasi la metà della terra è destinata alla produzione alimentare. Di questo, il 70% è impiegato per produrre mangimi per gli animali e solo l'1 o il 2% di questa terra viene utilizzato per produrre cibo destinato al consumo umano diretto. Quindi vuol dire che negli Stati Uniti il 70% della terra coltivata è utilizzata per produrre cibo per il nostro cibo. Assurdo, no? L'allevamento di bovini è tra le attività di produzione di alimenti più dannose per il nostro pianeta. Non solo perché a causa di deforestazione o perché per allevarli dobbiamo produrre enormi quantità di cibo destinato al loro consumo, ma anche perché i bovini producono grandi quantità di metano. E come abbiamo detto negli scorsi video, il metano è un potentissimo gas serra, molto più potente dell'anidride carbonica. Si stima che tra il 10 e il 20% delle emissioni globali di gas serra sono dovute all'allevamento di bestiame per la produzione alimentare. È chiaro che chiedere di eliminare la carne dalla propria dieta per molti può essere difficile e per altri anche improponibile. Anche per me è difficile. Se proprio non vogliamo rinunciare alla carne, possiamo preferire il consumo di carni bianche, meno impattanti sull'ambiente. In generale, devi tenere a mente la piramide alimentare. La piramide alimentare ci mostra quelli che sono i cibi da consumare di più per rimanere in ottima salute. Se provate ad invertire la piramide alimentare, otterrete la piramide ambientale, e che ci mostra quelli che sono i cibi più dannosi per l'ambiente. Seguendo rigorosamente la piramide alimentare, non solo dovremo rimanere in ottima salute, ma manterremo l'impatto ambientale della nostra alimentazione ad un livello accettabile. Il consumo di carne d'allevamento è un problema, anche perché, per esempio, per produrre un solo chilo di carne bovina dobbiamo utilizzare più di 15.000 litri di acqua, risorsa preziosa e di vitale importanza. E inoltre non è una mossa molto furba utilizzare il 70% delle nostre terre per produrre cibo per il nostro cibo. Mentre 820 milioni di persone non hanno il cibo a sufficienza per mantenersi in salute. Il 10,8% della popolazione mondiale, quindi su 10 persone che vivono sul nostro pianeta, una non ha da mangiare. È un dato allarmante e ancora di più lo è il fatto che ci sono delle persone che muoiono per patologie legate a un eccessivo consumo alimentare o a una dieta insana. Quindi, per ridurre il nostro impatto ambientale, non solo dobbiamo cercare di ridurre il nostro consumo di carne, ma dobbiamo stare attenti anche a quanto mangiamo e dobbiamo evitare di consumare il superfluo. Pensate che solo in Italia ogni persona butta in media 108 kg di cibo all'anno. Pensate a quante persone potremmo sfamare con la quantità di cibo che noi buttiamo ogni giorno. Un quarto della produzione annua di cibo viene buttato via. Ma andiamo avanti. Ti piacciono le banane? L'ananas? Il cocco? La papaya? Dovete sapere che questi frutti, evidentemente non originali del nostro paese, sono più fortunati di te. Hanno un aereo privato che li trasporta dal Sudafrica all'Italia, solo per te.
Tra gli effetti della globalizzazione c'è il fatto di poter acquistare prodotti provenienti da ogni parte del nostro pianeta. Ma a quale costo? L'impatto ambientale di questa pratica è altissimo. Questo vale non solo per i frutti non originali del nostro paese, ma anche per tutti quei prodotti che vengono importati per ridurne il prezzo o per i frutti fuori stagione. Inoltre, con questa pratica andiamo a sfruttare lavoratori sottopagati di paesi con condizioni economiche peggiori delle nostre. Quindi dobbiamo scegliere i prodotti locali. Non lo dico per patriottismo, ma perché se non lo faremo, ci saranno gravi ripercussioni per tutto il mondo. Inoltre dobbiamo cercare di evitare i prodotti delle grandi multinazionali, disposte a sfruttare persone e a distruggere il nostro pianeta pur di guadagnare. Ricollegandomi al discorso di prima sulla deforestazione, tra le maggiori cause vi è anche la produzione di olio di palma, l'olio vegetale più economico, che proprio per questo trova grande impiego nell'industria alimentare. E non c'è neanche bisogno di dirlo che tantissimi dei prodotti che utilizziamo contengono quest'olio. Le grandi imprese continuano a distruggere le foreste, ma anche altri ecosistemi, perché la gente continua a comprare i loro prodotti. Dobbiamo capire che le nostre scelte e i nostri acquisti possono avere delle ripercussioni su persone e territori anche lontani da noi. Mi avvio alla conclusione. In generale dobbiamo cercare di ridurre i nostri consumi di carne, preferire prodotti locali e non confezionati, ma dobbiamo anche cercare di non comprare del superfluo e di evitare gli sprechi di cibo. Ancora una volta, il cambiamento deve partire da noi. So che non è facile, ma dobbiamo provarci, perché possiamo scegliere di cambiare adesso, ma se non lo faremo, il cambiamento ci verrà imposto. Non da governi o particolari autorità, ma dalle conseguenze delle nostre azioni che ci ritroveremo ad affrontare in futuro. Si stima che la Terra possa supportare tra 8 e 9 miliardi di persone, più di 10 miliardi se fossimo tutti vegetariani. Tra qualche mese la popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi di individui. O rinunciamo a qualcosa ora, o un giorno saremo costretti a rinunciare a tutto. Se ti interessa questo argomento, ti consiglio di guardare il documentario Cowspiracy, il segreto della sostenibilità ambientale, che indaga sui danni causati dalla produzione alimentare. Dovrebbe essere disponibile anche su Netflix. Io ho finito. Se hai qualche dubbio puoi scrivermelo qui sotto nei commenti e potremo tornare a trattarlo in un prossimo video di Te lo spiego meglio. Se non l'hai già fatto, iscriviti al canale YouTube di TV Verde e seguici sulle nostre pagine Facebook ed Instagram. E ricorda, di ambiente ce n'è uno solo. Impariamo come difenderlo.